Ciao a tutti! Non sapete quanto ho dovuto aspettare per girare questa intro del video, perché tra il vicino che passava il tagliaerba e le campane e i ragazzini che suonavano. Allora, oggi sono qui per farvi vedere come decoro un'agenda personal per la mia amica Francesca, poi infatti gliela spedisco. Questa agenda mi è stata mandata da DocuBook, ma questo non è un video sponsorizzato dall'azienda. Praticamente cosa ho fatto? So che Francesca è comunque amante delle cose semplici ma femminili, è amante del rosa, quindi ho cercato di rispettare queste cose che sapevo di lei e ho decorato l'agenda in modo abbastanza, non proprio minimal, però abbastanza semplice, abbastanza lineare e in modo tale che rispecchiasse la sua personalità, quindi avesse tanti tratti femminili. Io direi di andare subito a vedere come si svolge la questione, anche perché altrimenti vi annoio e poi ricominciano a fare rumore. E niente, ci vediamo alla fine del video. Come vedete l'agenda arriva in questa scatola che si apre sfilando la parte superiore ed è avvolta in una velina. Ho sempre apprezzato il modo in cui DocuBook comunque confeziona le sue agende, perché sono dei belli oggetti da ricevere alla fine. Ci hanno mandato insieme all'agenda che è in formato personal una serie di accessori, quindi il regalo del giorno, la lista delle cose da fare, il planner mensile, il planner settimanale e anche una serie di tasche trasparenti dove mettere alcuni oggetti, biglietti da visita insomma, e anche un divisorio in acrilico abbastanza spesso. Per prima cosa ho riempito l'agenda e quindi ho sistemato le liste, i mesi, insomma, come ritenevo che fosse giusto. Quindi in realtà da una parte il planner mensile e da una parte il planner settimanale. Poi se Francesca vorrà, se lo aggiusterà come vuole lei. Io l'ho messo come farei la mia, insomma. Poi le liste in fondo e ancora più in fondo appunto le taschine, quelle di cui vi parlavo prima. L'unica cosa che non mi piace di questo set sono i divisori, che per me sono un no. Assolutamente no. Quindi cosa ho fatto? Ho preso le misure di questi divisori, che comunque come misure mi andavano bene, li ho misurati e accuratamente, mi raccomando, altrimenti non torna più niente. Poi cosa ho fatto? Ho preso il mio iPad Pro e ho aperto l'app Procreate. Procreate è praticamente un'app di disegno, io la uso per il lettering, e con l'Apple Pencil ho disegnato delle frasi che sapevo che magari potevano piacere a Francesco oppure che piacevano a me con il lettering digitale. Anzi, se vi interessa questa particolare tecnica di lettering digitale, scrivetemelo qui sotto e mi organizzo per farvi avere il video magari il mese prossimo. A questo punto li ho passati su Illustrator, dove li ho rielaborati, nel senso che li ho posizionati all'interno di una pagina delle dimensioni giuste, e nel caso dei mesi ho fatto proprio una struttura in modo tale che avessero delle tag consecutive che si potessero vedere prima di sfogliare l'agenda, ma adesso vi spiego meglio che cosa intendo. Una volta fatte tutte le pagine che mi servivano, le ho stampate rigorosamente a laser su un cartoncino 200 grammi. A laser, mi raccomando, perché adesso le andiamo a laminare e senza la stampa laser non si laminano. Ve l'ho fatto vedere anche in un altro video che vi linko qui sotto. Allora, semplicemente inizio a ritagliarle sui crocini di taglio. Nei file che troverete qui sotto, ovviamente trovate tutti i file di queste cose qui sotto, troverete dei crocini neri dove dovete ritagliare in linea di massima la pagina, in modo tale appunto da avere una prima sgrossatura del foglio. Poi per ogni mese ci sono delle linee più sottili e grigie, non nere, che dovete andare a ritagliare a seconda del mese. Attenzione, perché è abbastanza facile sbagliare e tagliare via l'etichetta del mese, che in questo caso è gennaio, vedete? Ovviamente la scritta gennaio si vedrà al di sopra delle pagine dell'agenda e quindi sarà molto comodo. A questo punto io segno il buco, diciamo tutti i buchini che trovo nei divisori che mi sono stati dati, così almeno sono sicura che sono in posizione giusta, ma non li vado ancora a ritagliare. In realtà adesso vado a rifilare gli angoli e li voglio fare stondati con questo aggeggio che ha varie misure e utilizzo la taglia M. Taglio l'angolino dell'etichetta gennaio e poi rifilo tutti gli altri angoli. A me, non so per quale motivo, i divisori non mi piacciono mai con gli angoli netti, ma mi piacciono con gli angoli arrotondati, non so il motivo. A questo punto dovrete avere una cosa del genere. Prendete una laminatrice a caldo, questa su Amazon l'ho pagata 16 euro, prendete il vostro foglietto del mese e una lamina, questa l'ho pagata su Amazon anche questa circa 10 euro.
Questa è rosa, ma ce ne sono di tantissimi tipi: dorata, argentata, verde, rossa, marrone, veramente tantissime. Quindi ritagliate un pezzettino di lamina e mettetelo sopra, ovviamente con la parte della lamina rivolta verso di voi. Fermatela con dei pezzettini di scotch veramente piccoli, perché passandolo nella laminatrice lo scotch si scalda e fa un casino poi quando lo andate a togliere, perché la colla diventa più potente, e passatelo nella laminatrice stando attenti che la lamina appunto non si accartocci. Quando l'andate a tirare fuori dovreste avere un risultato del genere, che per me è una delle cose più belle del mondo. Quando io ho scoperto questa tecnica sono stata contentissima. Ovviamente io lamino anche la scritta del mese, l'etichetta del mese, e poi per rendere tutto più robusto e un pochino più, diciamo, professionale, vado a plastificare inserendo in un foglio da plastificatrice il mio mese e poi andandola a ritagliare. Ritagliate in modo abbastanza preciso, in modo tale appunto che l'effetto delle etichette una dopo l'altra venga mantenuto, e poi andate a bucare con questo speciale strumento magico che vi linko ovviamente qui sotto in info box. E adesso il vostro divisorio è pronto. Ovviamente io ne ho fatti di vari tipi, sia del mese ma anche delle board normalissime che non dovete appunto ritagliare con le etichette come vi ho fatto vedere. Invece i mesi, vedete che bell'effetto che fanno se seguite le mie indicazioni, sono tutti visibili sia sopra che nel lato destro, e potete direttamente andare al mese prendendo l'etichetta, come appunto nelle rubriche, non è niente di nuovo, però mi raccomando fateci attenzione usate i miei file. Come vedete ho fatto anche delle altre board che sono appunto divisori, che poi Francesca userà come vorrà. Questo è il mio preferito, Never Give Up, fantastico. Adesso ho fatto un'altra cosina, ho fatto questi segnalibri. Come ho fatto? Li ho semplicemente disegnati direttamente io da zero su Illustrator. Spesso mi chiedete che programmi uso, io uso la suite Adobe praticamente per tutto. Quindi io ho utilizzato Adobe Illustrator, ho tagliato i nostri segnalibri e poi sono andata a plastificarli, perché ovviamente mi servono rigidi, perché i segnalibri sono molto soggetti, diciamo, a piegarsi, eccetera. Quindi li ho messi dentro un foglio da laminatrice tutti quanti, ho chiuso il foglio, non ci ho messo dentro il petalo, e li ho passati nella laminatrice normalmente. Questo mi consentirà di appunto poterli maltrattare un po' di più, non doverci stare attenta. Li ho ritagliati in modo abbastanza preciso e poi sono andata a ritagliare le loro zampine, nel senso che loro ovviamente si reggeranno sulle zampine per aggrapparsi alla pagina. Quindi con un taglierino, con un cutter, vado a ritagliare solo le zampine lungo le linee nere che vi ho tracciato anche nel file appunto dei segnalibri, e deve venire una cosa del genere. Io trovo che il trucco per fare questi lavoretti sia non buttarsi a capofitto, ma prendersi il proprio tempo, studiare come è fatto il progetto in modo tale da fare una cosa fatta bene. Guardate come sono carini quando si aggrappano alla pagina, oddio è una cosa struggente da tanto è carina. E io ho fatto una serie di animaletti, ma ho visto online che se ne trovavano, ma io non ho idea di dove andare a ripescare quel progetto, quindi se lo sapete linkatemelo qui sotto che do credito volentieri. Adesso l'ultimo progetto che vi faccio vedere è una tasche decorata a fiocchetto. Cosa ho fatto? Ho preso un adesivo a fiocchetto dell'IKEA, questi si trovano proprio all'IKEA, ma ovviamente vi metto anche un progetto qui sotto da ricalcare. L'ho semplicemente smontato brutalmente, preso la forma e l'ho riportata su un cartoncino metallizzato di Tiger, che da una parte è metallizzato e dall'altra è cartone grezzo, e quindi l'ho semplicemente ricalcato in modo abbastanza fedele sia nella sua parte appunto più grossa, sia nella parte piccolina che ho tolto all'inizio, che in realtà è essenziale. E poi bisogna ritagliarlo a modino, in modo tale da non avere spigoli oppure quelle cose brutte che succede quando si taglia di corsa, che ci sono tutti quei piccoli, non so, scattini della forbice. Ecco, per favore ritagliate bene le cose per la mia sanità mentale, perché io divento pazza. E poi va semplicemente piegato in questo modo, come era piegato quello di IKEA. E io lo fermo con due puntini di colla a caldo. Come vedete non sto usando strumenti particolarmente specifici per lo scrapbooking, sono strumenti per il fai da te abbastanza basici che io consiglio a tutti. A questo punto il pezzettino piccolino va a rifinire il fiocchetto in questo modo e lo vado sempre a fermare con un po' di colla a caldo. A questo punto, che abbiamo questo bellissimo fiocchetto metallizzato rosa, andiamo a dare un bel punto grosso e abbondante di colla a caldo e a metterci sopra una tache. Io l'ho scelta rosa perché mi piaceva appunto che non ci fosse particolare contrasto. Dovete proprio annegarla nella colla a caldo, dovete farla raffreddare
e poi se volete potete rifinire il retro con un elemento simmetrico in modo tale che non si veda il cartone grezzo. Questo è il risultato e niente, è un elemento più che altro decorativo perché non è che sia una tasche particolarmente insomma comoda, però a me piaceva. E quindi questo è quanto. Vi insegno un altro piccolo trucco per le tasche. Se voi la piegate in questo modo portando le due estremità vicine vi viene una tasche a forma di cuore, che è una cosa che io adoro e che facevo da quando sono bambina. Quindi i progettini sono finiti, questo è come ho decorato l'agenda per la mia amica e spero che vi sia piaciuto, che abbiate trovato qualche idea magari carina, originale. Vi ricordo che tutti i file sono in info box pronti per voi da essere scaricati. Mi raccomando, stampateli nella dimensione che vi ho fornito io, perché se li stampate in A4 ovviamente non vanno bene per la personal. Come fare a stamparli nella dimensione giusta? Togliere la spunta nella opzione adatta, che c'è sempre in tutte le stampanti. La vostra stampante cercherà sempre di fregarvi, di dire adatta a foglio. Voi no, voi non volete adattare, non volete adattare, togliete quella cacchio di spunta e mi raccomando stampate a laser. Ci sono un sacco di copisterie che stampano a laser a tipo, ma tipo 50 centesimi a foglio, quindi è una cosa che vi potete permettere, credo. Ecco qui, questo è quanto. Questo è come ho decorato l'agenda. Come vedete non ho fatto tantissime cose. Tutti i progetti che ho utilizzato per fare questa cosa che ho fatto io sono qui sotto in info box e li potete scaricare per usarli anche voi in formato personal. Non chiedetemi altri formati perché in questo caso non li ho fatti per altri formati. Poi non mancherò di farvi anche un'agenda magari in formato A5. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando metti un like, perché è stato impegnativo anche solo girare questa parte di video. L'intro sta diventando brutto in questo momento. Ha deciso che niente, siccome stavo girando io l'introduzione andava via il sole. Come vedete la quiete non è durata tanto, quindi vi saluto, mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta con i prossimi video. Come sempre il prossimo video editato sarà giovedì e invece mercoledì ci sarà una live come tutte le settimane, anzi scrivetemi qui sotto a che tema vorreste che fosse questa live. Ci vediamo alla prossima e ditemi se farete questa agenda e scattate tante foto e taggatemi. Ciao!